L'avvocato Genettore Gassani, oggi è un giorno uh, triste eh, per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere eh, l'avvocato Cesare Rimini, che è venuto a mancare oggi le esequie a Milano. Per tutti le, gli uomini e le donne che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, per tutti coloro che hanno scritto hanno letto i suoi libri, i suoi articoli, un uomo straordinario che anche noi, a ore 14, se la, Ecco qua. Eh, vogliamo ricordare con questa, eh, con questa fotografia, un uomo straordinario, l'ho conosciuto anch'io, siamo parlati a lungo tante volte, devo dire, ho dei ricordi bellissimi di Cesare Rimini. Ma Cesare Rimini è stato il padre del diritto di famiglia, è stato un grande giurista, un grande intellettuale. Il mondo forense nazionale è in lutto. è Il lutto alami, la mia associazione di cui era presidente onorario. E oggi ho visto nella Basilica tutta la Milano Più Vera. Eh, vedi, i, i, le persone grandi si vedono quando muoiono, vedi la commozione delle persone che partecipano al funerale. Quindi per noi è un grande lutto, una grande certo. perdita per tutto il mondo forense. Sì, dire che le persone grandi le vedi al momento della scomparsa è una sconfitta per tutti noi perché vuol dire che non le abbiamo uh, valorizzate abbastanza in, in vita, questo è il pensiero uh, amaro che mi viene, mi viene in mente. Un altro uh, pensiero che so che anche le appartiene, avvocato Gassani, una volta parlando con l'avvocato Rimini mi disse I miei, dei miei clienti non leggerai mai niente sui giornali perché i bravi avvocati sì. sono quelli che evitano le risse, che evitano le diatribe anche perché spesso ci finiscono in mezzo i figli, eh, finiscono in mezzo gli altri. Sono ecco, però che io non dimenticherò mai. Hai perfettamente eh, ragione. Ci ha arricchito tanto, so che anche il suo pensiero. È il mio pensiero, ma infatti per noi, perché è stato un esempio di etica professionale? Perché è un uomo che ha dato sempre contributi in televisione su fatti tecnici, ma non ha mai portato i casi in televisione, e questo è un esempio per tutti, che quando un avvocato eh, si eleva a queste altezze, è evidentemente è un esempio. Quindi io sono d'accordo con te. Poi, tra l'altro, Cesare Rimini, dieci giorni fa l'ho visto all'ultimo convegno che ho fatto qui a Milano. Ed è venuto con la moglie, meravigliosa Liliana, nonostante le raccomandazioni di non presentarsi perché non stava bene. Lui è venuto per salutarci. Questa cosa non la dimenticherò mai. In questo momento tutti gli avvocati che ci stanno seguendo capiranno effettivamente chi è stato questo grande uomo, questo grande milanese e questo grande italiano. Non c'è dubbio.